Siamo qua sotto la tenda della scuderia Ferrari, i meccanici stanno preparando la macchina per questo cambio gomme qua dall'area 48. Le immagini vi mostrano naturalmente la bellezza di questa macchina campione del mondo che il grande Michael Schumacher ha portato per 2 anni successivi alla vittoria nel mondiale di Formula 1. Stiamo appunto attendendo che la macchina faccia un giro o due del percorso per poi eseguire questo cambio gomme. Vedremo in quanti secondi riusciranno i meccanici Ferrari a svolgere appunto la sostituzione delle 4 gomme, simulazione di come questi formidabili meccanici riescono a cambiarle durante appunto le gare di Formula 1. Patron Cazzoli, è un po' emozionato anche lei per questa Ferrari? Quando si vede la Ferrari c'è sempre grande emozione, credo che sia naturale per noi italiani in particolare, poi per noi del Motor Show ancora di più. Tutto sommato credo che sia una grande festa e è sempre una grande bella iniziativa questa, quella di premiare questa squadra straordinaria. Noi siamo molto orgogliosi di poterlo fare, siamo orgogliosi di poterlo fare da tanto tempo. E credo che sia giusto anche ringraziare la Ferrari della sua disponibilità, cioè, è giusto sottolineare che il Motor Show è l'unico evento, l'unico momento dove questo avviene, al di là di circuiti, di gare, di tutto il mondo, e, insomma è un nostro fiore all'occhiello, ci teniamo molto, e, però voglio dire siamo molto grati anche a tutti questi ragazzi, quindi credo che l'idea che abbiamo avuto tanti anni fa di premiare la squadra corse fosse un'idea giusta e meritata. Grazie, e ultima domanda, è partito benissimo questo Motor Show, chilometri di coda sull'autostrada per venire qua? Sì, devo dire che è anche una bellissima giornata, abbiamo un clima molto favorevole e ovviamente il Motor Show è talmente pieno di novità e di opportunità per gli appassionati dell'automobile e delle moto che ne vale proprio la pena visitarlo. Grazie, grazie signor Cazzola.